Amici amanti degli anni 80, un pochino degli anni 70, ma soprattutto, ancora una volta, appassionati di robottoni giapponesi. E questo è un Daitan 3, e quello lo sappiamo tutti, ma è una versione un po' particolare che inizia a essere raruccia e assai quotata. Lo vedremo assieme, ovviamente, dopo la sigla. Daitan 3, dicevamo, e fin qui nulla di nuovo, però Daitan 3 spara i pugni. Ora, già qua qualcosa non ci sfagiola, nel senso che, insomma, sì, è vero, anche gli altri giocattoli, sinceramente, di Daitan 3 sparavano i pugni, che problema c'era? Però la vera e propria arma era l'energia solare, l'attacco solare. Quindi perché enfatizzare questo Daitan 3 spara pugni? E poi, sinceramente, non vendiamo nessun rimando al marchio Clover, che ne era, in un certo senso, il proprietario, era colui che realizzava normalmente le riproduzioni ufficiali di Daitan 3, che poi venivano importate, in questo caso, dalla ditta Ales di Monza. Ora, due parole velocissime sulla ditta Ales, che abbiamo già detto, ma è giusto ripetere. È una ditta di Monza che si è fatta le ossa per quanto concerne l'ambito dei robot, proprio con Daitan 3, è stato in un certo senso il suo più grande successo a livello di importazione. Ed è per questo motivo che l'ha sfruttato in un certo senso fino all'ultimo. Perché poi, come già sappiamo, tentò la fortuna con il Baldios, ma il Baldios non fu capito, e in più i giocattoli ne erano poi dei così grandi capolavori. Ritentò la fortuna con il Dayoga, che in un certo senso come design ricordava molto il Daitan 3. Il Dayoga in effetti doveva essere trasmesso anche in Italia, c'erano già gli accordi, c'era già il prodotto tradotto, ma poi tutto saltò e la ditta Ales rimase con un robot che non fu trasmesso da nessuna emittente. Quindi enormi giacenze, enorme perdite, ci fu poi un incendio e l'Ales successivamente andò in rovina. Torniamo a questo Daitan 3. Perché è particolare? Beh, perché, che io sappia, correggetemi se mi sbaglio, ma non esiste un corrispettivo nel mercato giapponese. È una sorta di prerogativa per il mercato italiano. La gran parte delle produzioni di Daitan 3 erano marchiate Clover. Qui la marchiatura Clover non c'è e non vi è un altro marchio al di fuori della ditta Ales. Può essere quindi una taroccata della Ales per il solo mercato italiano? No, è qualcosa di particolare per il mercato italiano, una sua libera interpretazione, ma non è una taroccata, perché proprio qui è riportato che la Nippon Sunrise aveva dato la licenza all'Ales proprio di produrre questo giocattolo, che poi molto probabilmente verrà prodotto in Hong Kong da qualche altra azienda, in un certo senso, di cui io non conosco, e poi l'Ales lo importerà in un certo senso in esclusiva, marchiandolo totalmente per il mercato italiano. Cos'ha di particolarità questo robot? Questa è una sorta di mini Jumbo Daitan 3 con i pugni sparanti. Voi direte, Cactus, allora faccelo vedere, questo Daitan 3 spara i pugni. E io ve lo faccio anche vedere, il problema è che l'ho trovato in condizioni così perfette che non posso andare oltre, nel senso che, come vedete, non è mai stato giocato. Qui ci sono ancora i pugni. Gli scotch, non so, credo che siano originali. Qui c'è ancora la protezione della testa, e quindi per rispetto di queste condizioni io non oso andare oltre con esporre questo prodotto.
qualche curiosità su questo oggettino. Ora, questo oggettino è in mio possesso da molti anni, perché in tempi non sospetti, quando ancora Nove Profiera si riuscivano a fare degli acquisti di robot con prezzi non stellari, questo robot fu in un certo senso bistrattato da tutti. Tutti si concentrarono su NDX in metallo, che già avevano dei costi, se in scatola, direi quasi improponibili, e io che non avevo nel portafoglio quel budget e neanche a disposizione una carta di credito, cercavo di comprare ciò che mi potevo permettere, e quindi vidi questo giocattolo sempre a Novello Fiera a 20 euro. Io ho detto, vabbè, non lo conosco, però 20 euro raccata su, no? Poi per anni l'ho tenuto d'occhio in un certo senso, e a un certo punto l'ho visto esplodere a livello esponenziale nel mercato del collezionismo. Io penso che in queste condizioni attualmente è così rarino da arrivare tranquillamente a 90 euro. Quindi io direi che trovarlo a Novello Fiera, che sappiamo benissimo che è un ambiente di collezionismo e quindi persone che sa esattamente ciò che vende e il valore di mercato di ciò che vende, direi che è stato un piccolo, grande miracolo. Non posso dirvi di più perché non me la sento di, in un certo senso, aprirlo o giocherellarci, e vorrei tenerlo così il più possibile, perché trovare un robot in queste condizioni è pur sempre, ancora oggi, un piccolo grande, una piccola grande soddisfazione. Beh, voi scrivetemi qui sotto se per caso già conoscevate il Daitan 3 sparapugni della ditta Ales, ed eventualmente correggetemi se ho detto qualche frignacciata, ma spero proprio di no. Noi ci vediamo al prossimo filmato.